E si ricomincia oggi con un altro bel giro in moto. Vediamo che succede. Sono senza voce e va a finire che senza voce ci finisco pure oggi. Perfetto, benissimo, incominciamo bene. Che se non si comincia così bene la giornata, come si comincia? Bello scattante, preciso e deciso. Con la nuova tuta della Dainese che mi sta strettissimo, voglio fare il finto ciccione. E a vedermi allo specchio non è male. Però c'è la protezione che, lo sento, mi sta storta. Boh, non lo so. La benzina l'ho fatta. Oddio, gente per i camper tutti. Diciamo che mi sono attrezzato tutto bello nuovo. Paparapa. E vabbè. Stamattina, come al solito, la maggior parte delle persone se ne sale sull'Etna. Oggi noi abbiamo preferito scendere in riva al mar. In riva al mar. Almeno prendiamo un pochettino di sole, perché effettivamente fa un po' di freschetto. Non l'avrei mai detto, visto le giornate di oggi. Ed eccoci qua. Buongiorno. Va bene, ma se da Sergio l'hai sentito? Io gli ho mandato un messaggio in privato, ma... sicuro? Vabbè, allora ti aspetto là, mi metto là all'ombra, nel champagne. Dai che funziona. Quando vuoi. Aspetta, aspetta, ragazzi, state arrivando qua, sono, puoi andare. E dopo aver aspettato il schippento dalle per mezz'ora possiamo partire. Ecco, pensavamo già, raga, un mattina troppo buono.
Ma non mi va di fare il superamento ostacoli qua. Perlomeno non mi va di farlo aggressivo. Vabbè, non la so. O perlomeno la sapevo. Notare una situazione molto sconveniente. Che ogni mattina c'è un bel po' di traffico. Passiamo con un po' di calma e ci andiamo. Anche perché finalmente siamo usciti, partenza alle 9:30, no, in realtà alle 10:15 o 10:20, lo riesco a tradurre l'orologio che è storto, almeno io lo riesco a tradurre, successo il padrone. Direzione Etna Lake e lì impostiamo, anche perché oggi mi toccherà fare il navigatore del cacchio. Hey Jude, don't make it back. Occhio qua il ciclista che sta arrancando. Il giubbotto la fa passare bene l'aria, infatti sento freddo. Oggi c'è una giornata un po' temperata male. Non per questo una cattiva giornata. Sei solo, non puoi farmi niente. Stiamo andando in quella direzione, verso dove ci sono le nuvole. Definiremo meglio il percorso adesso perché bisogna che Sergio faccia colazione. Vabbè, quando uno la deve fare, la deve fare. E poi dopo possiamo partire e possiamo andarcene tranquillamente per i fattacci nostri. Dopo che Sergio si è preso il caffè possiamo incominciare a fare qualcosina.
comincia, si parte. Andiamo. Godiamoci sta bella giornata. Magari che c'è qualche nuvola. Direzione Savoca, e qui io mi perdo a guidare la moto e non parlar più, che poi dopo si può confondere. Dico solo che bel freddo che c'è. Da sto schifo di... E girando la campagna, prima ci sono io. Restate cazzo col motorino elettrico. No, non li sopporto. Non li senti. Li vedi arrivare di botto. No, è una cosa impossibile. Ma che cazzo? Vai, 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 basta. Perché tanto ho capito io cosa c'ho che non va. Sempre il solito. Io parto con la motocicletta, mi scordo sempre sistematicamente di mettermi il laccio al casco. Minchia, pare fatta apposta. Non è fatta apposta. Sogno io che c'è una mezza testa, cioè. Comunque per essere me la sento abbastanza comoda. Quindi viva, viva la nuova tuta della Dainese, eh. Per quello che è costata deve valerne la pena per forza.
Cioè, non è che io la debba provare, perché provarla significa andare a fare l'incidente. Oggi mi sento un bel po' in forma, devo dire, Merda, 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 merda. Non mandava di farlo. C'era una macchina lì davanti. Mi sono perso. Cosa c'è stamattina? Non mi dire che capitiamo a giornata di mercato. Sì, oggi è domenica in effetti. Però non è caputo perché si stanno fermando tutte là. Non ho capito cosa sta succedendo. Deve essere successo qualcosa. Cioè, non mi dire che veramente si sono fermati per vedere la macchina, perché veramente. Minchia carosse. Qualche nuvola c'è. Bum 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 bum. Aspetta, 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 bravo.
Ah, ma c'è di... ma perché mi dai il segnale di qua? Mi dai il segnale di qua? Non mi dai il segnale dai paesini? Mi dai il segnale di qua? Dritto? Va bene. Segnale di lato per andare per la strada che si va, si va a finisce a Moio Alcantara. A quanto pare non è così. Mi ha preso e mi ha ricalcolato un altro percorso. Va bene. Sai che è una delle poche volte che me la sto facendo da questo lato, cioè nel senso me la sto facendo da questo senso di marcia questa strada, di solito sempre al ritorno. Sono convinto che la pioggia non la becchiamo come pensavamo un pochettino fa, quando eravamo a Etna Lake, c'era la telecamera staccata, quindi si sentiva che dovevamo capitare un po' di pioggia, ma secondo me mi pare tranquilla la giornata, sai? Sì, direi di sì, decisamente. Non è proprio bella a livello visivo la giornata, ma non è neanche tanto male, perché alla fine si sta bene e non c'è quell'afa che ci avvolge tutti nonostante le tute estive. C'è da dire che tra qui e la mare neve, a livello di curve è meglio la mare neve, più che altro a livello di strada in generale, perché non ci sono le macchine, o ce ne sono comunque poche, ne trovi poche rispetto a qua. Qua ci sono i paeselli e ogni volta ti devi mettere a superare, è un po' una rottura di scatole. Comunque stiamo procedendo a un'andatura bella pulita, stiamo procedendo, voglio dire, non ci vorrà molto per arrivare persino a Savola, che è la punta massima del giro odierno. Io preferisco andare con molta calma, se becco la strada giusta supero, se no non supero. Purtroppo quando c'è il retterino ci sono sti cristiani. Welcome to Passo Pisciaro. Passo Pisciaro, il grande Passo Pisciaro. Gli abitanti come si chiamano? Passo Pisciarote? Queste sono le domande che attanagliano la mia esistenza.
che cavolo, che è successo? Ma perché stiamo andando di qua? Forse c'è qualche easter egg, qualche cosa che ci vuole fare vedere il Salvatore Virzì, o ci vuole far tagliare assata, non lo so, sinceramente non lo so. Io questa ti dico la verità, non l'ho capita. Ma saprai il fatto suo. Vabbè, vediamo dove ci porta sta strada. Qua infatti è fuori dalle mappe e ci ha fatto uscire completamente. Sergio, per caso ci sei? Sergio? Sergio! Niente, Sergio, non riceve. Vabbè, magari noi ci siamo stancati un attimo di prendersi sti cazzo di interfoni. Ma qua siamo al bivio per andare a Novara. Boh, vabbè. Ora da qua riprende. Certo. Per me ci possiamo fare anche sta strada. È altrettanto bella.